La città di Ginevra è in festa. Il CERN, il laboratorio europeo per la fisica delle particelle, che qui ha sede, alza le bandiere dei suoi stati membri per festeggiare 50 anni di spettacolari successi nella ricerca sui misteri dell'universo. Au début du festival de Genève, eh bien, nous allons célébrer le Big Bang. Il sindaco ha deciso di festeggiare l'evento con uno spettacolo pirotecnico sul Big Bang. Le Big Bang. Oui. Oui. I know, yeah, it's a story about the creation of the universe. Je sais pas. Ah oui, le Big Bang, c'est cette espèce de grand truc qu'ils ont au CERN. Le Big Bang, il y a quelques millions d'années en arrière, une grosse météorite a atteint la Terre. C'est le Big Bang. Mentre l'eco dei festeggiamenti risuona tra le vigne e i pascoli, fra il lago di Ginevra e le montagne del Giura, è legittimo chiedersi il perché di tutta questa eccitazione. Sotto questi placidi campi, in un laboratorio vicino, si nasconde un mondo ben diverso. Torniamo in superficie per scoprire il complesso principale del CERN, a Meyrin, ad ovest di Ginevra. Qui lavorano centinaia di fisici, tecnici e studenti di 20 paesi europei e scienziati in visita da tutto il mondo. Sullo sfondo del Monte Bianco si discute fino a tardi. You measure 4 different temperature points if they lie on one curve. No, I said we're doing the same thing with the Babar diamonds, exactly the same. These are hard measurements to make. Farei la posizione più stabile. You've seen neutrinos? Well, now with my eyes. Ma come nacque questo centro mondiale straripante di energia creativa? Mezzo secolo fa la comunità scientifica europea si unì per fondare un laboratorio per la fisica delle particelle nel tentativo di rilanciare la ricerca europea. I più grandi fisici del tempo contribuirono a questa rinascita. Il celebre professor danois Niels Bohr, son collègue britannique Sir George Thomson, l'allemand Dr. Werner Heisenberg et les plus illustres atomistes des principaux pays d'Europe, pour la France, le haut commissaire à l'énergie atomique, Francis Perrin, successeur de M. Liocurie. La loro ambiziosa missione era comprendere la natura intima della materia di cui è fatto il nostro universo. Seul un laboratoire bien équipé attire les physiciens expérimentateurs, évite la dispersion des talents européens et suscite l'apparition des forces latentes. La seconda guerra mondiale era finita e si riteneva che un'iniziativa di questo calibro doveva contribuire a riconciliare nazioni in guerra e convincere gli scienziati europei a rimanere in Europa. Il prix Nobel de physique, M. Félix Bloch, a présidé la cérémonie de la pose de la première pierre de l'Institut européen pour la recherche nucléaire. Grande date dans l'histoire de l'Europe. Ma non mancarono le difficoltà. The beginning of CERN was very difficult and this is forgotten nowadays because the past always looks bright. It was very difficult to agree on what the role of such a laboratory should be, where it should be. In fact, you can read in the minutes that during these discussions one of the delegates broke down weeping. Uno dei personaggi chiave della nascita del CERN fu Isidor Rabi. Rabi was involved also in building the atomic bomb in the States during the war. And he gave a speech here and said the establishment of CERN is a certain compensation for what physicists have done to building the bomb. Now the same physicists think they've founded something for peace. A metà degli anni 50 gli abitanti locali ebbero un'impressione diretta del calibro dell'impresa. era in corso il primo degli epici trasporti del CERN, il primo di una lunga serie, ormai diventata routine. Sposati da poco, Maria e Giuseppe Fidecaro lavorano assieme al primo esperimento e ancora oggi hanno i loro uffici al CERN, dove partecipano all'analisi dei dati. Pur scherzando sulla loro età, sono sempre entusiasti davanti a nuovi risultati. Nel luogo dove si trovava il loro primo esperimento hanno ancora alcuni punti da chiarire. No, not but the structure of the... Yes, like the structure. Il loro primo ufficio era nelle baracche di legno temporanee all'aeroporto di Ginevra. I loro primi strumenti di lavoro, i vecchi regoli. Solo un mese dopo l'avvio del sincrociclotrone, Giuseppe annunciava già importanti risultati. E intanto si progrediva nella comprensione dei segreti più profondi della materia. Nel 59 arrivò il sincrotrone a protoni. Moment historique, mise en marche du plus puissant briseur d'atomes du monde. Mise au point par un savant du CERN, projette une bouteille de champagne contre le mur de protection de l'anneau du synchrotron, dont la mise en marche est symbolisée par des effets de lumière. Monsieur Oppenheimer degli Stati Uniti. Il PS inviava un fascio di protoni contro un bersaglio, oggi ancora utilizzato come iniettore per le macchine più grandi. Grazie a energie sempre più alte e strumenti sempre più precisi, capaci di catturare e analizzare eventi rari, lo zoo delle particelle elementari si arricchiva di nuovi elementi. Negli anni 60, 70 e 80 le dimensioni e la sofisticazione degli esperimenti aumentarono incredibilmente, spingendo sempre più avanti i limiti della tecnologia e dell'ingegno. Il premio Nobel Jack Steinberger non ha dubbi sull'importanza scientifica dell'esperimento Gargamel. La scoperta del 73 fu la prima a provare che due delle quattro forze della natura, la forza debole e la forza elettromagnetica, erano all'origine un'unica forza, ribattezzata elettrodebole. Very important theory, very beautiful theory. Nel 1983, in uno straripante auditorium del CERN, Carlo Rubbia annunciò la scoperta delle particelle portatrici della forza elettrodebole, una conferma della teoria di Salam e colleghi, un grande risultato che valse a lui e al collega Simon van der Meer il premio Nobel. Inarrestabile nel suo impeto, il CERN aveva nel frattempo già cominciato il più grande progetto di ingegneria civile all'epoca, la costruzione del LEP, il grande collisore elettroni-positroni. A 100 metri sottoterra, con una circonferenza di 27 km sulla frontiera franco-svizzera, era un vero e proprio Signore degli Anelli. Malgrado le dimensioni, le componenti del LEP dovevano essere assemblate con una precisione del 1/10 di millimetro e persino tener conto dell'impercettibile movimento nella roccia dovuto alla trazione lunare. Robert Emar, direttore generale del CERN, espone la sua visione. We have more missions than just one. Four missions are important for CERN. One is research and making discovery. Second is training and education, which should take attention to young children, to high schools, and doctorants, and so on. And the third mission, to me, is transfer of technology. What we are doing in developing our tools should be the interest of the society at large. And at the end, the fourth mission, which is connection between different kind of people from different countries, from different religious, different political systems, to help them to have one common language, which is science. Alla ricerca di risposte alle domande ancora aperte sull'universo, il CERN sta costruendo il collider più grande e potente della storia. Così potente che al momento della collisione saranno raggiunte temperature finora inimmaginabili. Come? Nello stesso tunnel di 27 chilometri che ospitava il LEP, il nuovo grande collisore di hadroni, l'LHC, utilizzerà per lo scontro particelle di massa 2000 volte maggiori rispetto agli elettroni e positroni del LEP. Il protone, in risposta a una massiccia spinta elettrica, il protone, particella elettricamente carica, comincia ad accelerare. In un tubo adiacente circolano altri protoni in senso opposto. Dopo essere stato accelerato da un acceleratore lineare e acquisito energia girando in due sincrotroni, il protone, nel momento in cui viene iniettato in LHC, ha una velocità vicina a quella della luce. In questa apocalittica giostra il nostro protone non è solo. Ogni gruppo di protoni ne contiene quasi 100.000 milioni. In ognuna delle quattro caverne che ospitano i rivelatori di LHC, le due traiettorie dei protoni convergono verso l'apocalittico scontro. Le energie create dalle collisioni in LHC non sono mai avvenute in natura dal momento del Big Bang ed alcune delle particelle prodotte non sono mai esistite prima allo stato libero. Ora tocca ai giganteschi rivelatori di LHC identificare la pioggia di frammenti prodotti da queste collisioni. Un compito che richiede una potenza di calcolo senza precedenti. Wolfgang von Rüden è responsabile di un gruppo di specialisti che lavora per raggiungere la potenza di calcolo necessaria ad avviare LHC nel 2007. So I'm looking forward actually to get the next generation of the stuff in that we really can fill the wire, you know. Getting a 10 gigabit per second. That is limited by the internal bus of the machine. Limited by the bus? The amount of data we're going to generate at LHC is enormous. If you look at the total amount of information produced worldwide, the LHC itself will produce about 1% of the total information of the whole world. So here you see a typical setup of some of our normal compute nodes. We are expecting by the year 2007 to have something like in the order of 5,000 PCs of the fastest model which will be available at that time. So today it would mean more than 20, 30, 40,000 PCs of today's power. Now this is only at CERN. But then you will have the same amount in all these various computer centers around the world. We are talking about at least 10 to 12 large computer centers and maybe 50 to 70 smaller computer centers. Questa nuova super rete informatica si chiama GRID. Da sempre le esigenze informatiche della fisica superano la tecnologia. Negli anni 90, per soddisfare le esigenze dell'acceleratore LEP, il CERN sviluppò il World Wide Web, che oggi fa parte del nostro quotidiano. Nessuno può dire cosa ci porterà il GRID. Il secondo obiettivo del direttore generale dopo la ricerca pura era la formazione. Now, if you have a superconducting material, there is no resistivity. D'estate il CERN accoglie studenti di tutte le nazionalità che scoprono l'entusiasmante mondo della fisica delle particelle. The main reason for building the LHC is to find the Higgs particle, the particle which is responsible for the mechanism that generates mass. Sylvain Laconte è uno studente di ingegneria francese che lavora su uno dei rivelatori di LHC e fra una lezione e l'altra si rilassa a modo suo. Il CERN organizza inoltre corsi e scuole estive nei Paesi membri in Sud America, Asia e Medio Oriente. There are smart people everywhere. For example, one of the leaders of one of our experiments started off life on a hill farm in Kenya. Abdus Salam himself started off life in a small town somewhere in the deserts of Pakistan. We just don't know where the next big breakthrough is going to come from. La terza missione del CERN è diffondere le tecnologie sviluppate nel laboratorio in tutto il mondo. One area in which particle physics and CERN has helped mankind is in the biomedical field, and one of the key technologies being used is the PET, which is the positron emission tomography. This is the key tool for diagnosing cancer, and the origins of PET are steeped in particle physics, and CERN was right at the forefront in developing crystals, image reconstruction, and some of the electronics. Il CERN partecipa oggi alla ricerca per l'utilizzo delle particelle nella cura dei tumori per sostituire i dannosi raggi X. If you want to treat a tumor next to an eye or a brain stem or something like this, you can target it very carefully. In termini economici, gli investimenti dei Paesi membri nel CERN hanno un ritorno triplicato grazie all'innovazione tecnologica. L'obiettivo finale del direttore generale è avvicinare le nazioni con la scienza. CERN celebrates its 50th anniversary not only for its scientific achievements but also for the fact that it has been one of the cornerstones of European integration. Many European states which have been in wars for centuries have put the resources together to create a scientific endeavor which has now proven very successful and a model for many other institutions. Una di queste istituzioni è in Giordania, dove stanno completando un sincrotrone chiamato CESAM. Herwig Schopper, ex direttore generale del CERN, è il primo portavoce. Sta incoraggiando le prime studentesse del CERN provenienti dagli Emirati Arabi a lavorarci. It's really gratifying to see Israelis, Palestinians, Iranians, Egyptians, Turkish sit around the same table. Clearly, the political challenges are enormous, but I think what we've discovered at CERN is that if you get a bunch of scientists together working on a common problem, they forget about the politics. L'enorme equipe internazionale che lavora al grande collidore di hadroni è nei tempi e presto LHC, con la sua incredibile energia, permetterà ai suoi rivelatori di aprire una finestra sulla creazione dell'universo. In this accelerator, we will collide protons with each other. And in the collision point, we will get a temperature which is 10 to the 16 Kelvin. Now, this is 1 billion times the temperature in the center of the sun. Now, in the center of the sun, you have already roughly 10 million degrees, and this is 1 billion times that temperature. And now, knowing that temperature, we can actually calculate at what time the universe had this temperature, to see with time we are actually recreating. And in fact, it turns out to be somewhere around between a 10th and a 100th of a billionth of a second after the birth of the entire universe, when the visible universe was no bigger than a few centimeters. Gli immensi rivelatori di LHC sfruttano queste straordinarie condizioni. ATLAS is the biggest experiment ever built in particle physics, and behind me here you can see the vacuum vessels of the 8 coils. Assemblato in superficie e poi disceso nella sua caverna grande come una cattedrale, Atlas è costruito da centinaia di scienziati e ingegneri provenienti da 5 continenti. We are all pushed by the same spirit and by the same awareness of being very close to discover something big. Così grande che Atlas e gli altri 3 rivelatori di LHC cambieranno la nostra visione dell'universo. Come la sottile differenza tra materia e antimateria alla nascita dell'universo. We believe that for every 100 million Anta particles there were 100 million and one particle, and then 100 million pairs annihilated and just one survived, and that is our type of matter. Oppure la misteriosa materia oscura che compone la maggior parte dell'universo e di cui non sappiamo quasi nulla. Sebbene Newton abbia descritto la gravità 300 anni fa, la sua natura è ancora un mistero e potrebbe portarci a scoprire nuove dimensioni. LHC verificherà se le particelle che già conosciamo hanno corrispondenti supersimmetriche. Uno stato primitivo della materia, il plasma di quark e gluoni, sarà esplorato dal rivelatore Alice, dove LHC farà collidere atomi di piombo. By heating up this matter, we are going to liberate again these quarks and gluons from their prison, from their proton and neutron prison. Si studierà persino la natura profonda del vuoto interstellare. Vacuum has begun to play a very fundamental role. A piece of vacuum here and a piece of vacuum there can repel each other. We absolutely don't understand it, but we know it's there. Vacuum, after all, turns out not to be empty. C'è infine il meccanismo che Peter Higgs e colleghi hanno proposto per spiegare come le particelle ottengono la loro massa. Maybe our universe is filled with a field which is now called the Higgs field, and this Higgs field interacts with each type of particle in a different way to give it its very specific mass in a kind of a friction with a vacuum. Tutte queste ipotesi sono proposte come indizi necessari a capire l'universo in cui ci troviamo. Indizi che troveranno una spiegazione secondo la lunga tradizione di pensiero creativo del CERN. There is only one ingredient of creative thought, which is liberty. In order to have ideas, first of all, it's convenient not to know very much. That's why the best ideas are always had by the youngest people. And also to have the liberty to defy everything you thought was right before. If you are faithful in what you know, then you cannot be a researcher. To be a researcher, you must doubt. We are swimming on the surface of an ocean, and as we're trying to go deeper into this strange world, we encounter new phenomena, and we don't know which are the next surprises waiting for us. In 50 years, CERN has really done a splendid job for the particle physics community, and I'd like to add my congratulations. It's a cumulative process. It's something you can really only do with a big institute dedicated to this kind of physics, as CERN is.